Antonietta Ferrante, Fernando Di Iorio, Maria Angelucci, Fabrizio Sarchiapone e Pina Di Marzio sono i cinque finalisti che accederanno all'epilogo di Arrossicini in Tour giovedì prossimo al ristorante Schiavone Co dell'Ippodromo San Giovanni. Siamo con la vincitrice, colei che è stata la più votata, Pina Di Marzio. Ecco, un piatto molto ricco con tanti prodotti a chilometro zero, ma cosa ci ha messo con questi arrossicini? Allora, innanzitutto ringrazio tutti e la giuria, veramente tutti. È stato un piatto che veramente ho voluto far assaggiare tutti i miei prodotti di casa e che lavoro con le mani. Il formaggio, che è la mia più grande soddisfazione, vedere quelle caciotte, poi le olive, la ricotta, sì, vedere la ricotta mia è proprio una bella soddisfazione. Poi le olive di casa col sapore veramente di una volta, le olive nere, i cachi in agrodolce, i pomodori del mio orto, quindi è tutto veramente a chilometro zero, è la mia più grande soddisfazione. Il tutto accompagnato dal liquore al melograno e dal biscotto di mosto. Esatto, il liquore al melograno, visto che in questi tempi c'è il melograno, e quindi ho voluto fare questo liquorino buono, leggero, e il biscotto di mosto che si fa veramente con il vino che bolle, e ci si impiegano 3 giorni per effettuare questi biscotti. Seconda giornata di Arrossicini in Tour al ristorante Schiavone Co dell'Ippodromo San Giovanni in compagnia del presidente di giuria Santino Strizzi. 8 elaborati con arrosticini che sono stati abbinati con prodotti a chilometro zero, il tutto accompagnati con i vini firmati Tocco di Alanno. Che serata è stata? Allora, è stata una serata, a me è piaciuta tantissimo. Prima volevo fare un ringraziamento a Schiavone perché la sua accoglienza ha messo il locale a disposizione, veramente si sta molto bene, venite perché vi troverete benissimo. E poi un altro complimento lo devo fare alle nostre signore perché hanno signori. Signore e signori, perché hanno rispettato quello che abbiamo sempre ripetuto, di fare un piatto con gli stessi prodotti ma bello, presentato bene. E stasera ci sono stati alcuni piatti che mi hanno fatto gioire, perché quando sono arrivati sono rimasto perplesso, è veramente fatto a regola d'arte. C'era il cartoccetto, c'era il colore del peperoncino, c'erano delle signore che hanno fatto delle cose grandissime, e i signori, perché vedo che stasera ci sono anche i signori, quindi complimenti per questa cosa qui. Il livello, nonostante è fatto da casalinghe, è stato altissimo, perché gli arrosticini effettivamente ci siamo trovati un attimino. Comunque una serata che ha dato anche lo spunto con l'arrosticino come piatto unico, perché è stato abbinato a diversi prodotti, che ha dato proprio l'esatta dimensione delle potenzialità di questo prodotto. Guarda, uno dei piatti, quando è arrivato, la prima cosa che ci siamo dette con le persone che stavano intorno: questo è un piatto da presentare al ristorante, ma anche a un ristorante stellato, presentato a questo modo, mettendoci invece di 2 arrosticini, perché noi ne abbiamo assaggiati diversi e quindi dovevamo solo assaggiare, ma mettendoci 4 o 5 arrosticini presentati a quel modo con tutti quegli ingredienti, è un piatto unico, favoloso. Questa sera cosa ha fatto la differenza secondo lei? A me, diciamo, la differenza, a parte il gusto, che erano tutti buoni, è stata proprio questa presentazione che mi ha colpito molto, perché io stesso non avrei fatto così bello. In giuria Lorenzo Tocco dell'omonima casa vitivinicola di Alanno. Che vino avete portato per accompagnare questi piatti a base di arrosticini? Sì, questa sera abbiamo bevuto un Montepulciano 2017, che è un vino che si sposava molto bene con l'arrosticino, perché è un vino, diciamo, che ha un contrasto, è in contrasto con la grassezza dell'arrosticino, è un vino sapido che riesce comunque a pulire bene la bocca e riesce e si abbina molto bene all'arrosticino. Allargando gli orizzonti, che produzione fate? Allora, abbiamo anche Trebbiano, Passerina, Pecorino, rosato vinificato da uve di Montepulciano. Abbiamo Montepulciano poi di riserva, che ho dedicato a mio padre, di nome Nisio. E diciamo che la nostra è una cantina giovane, una realtà giovane che però vuole partire per arrivare, già vendiamo all'estero qualcosina, quindi stiamo espandendo, ma vogliamo partire sempre dal territorio, dalla tradizione nostra, e quindi l'arrosticino fa parte della nostra tradizione, e la cantina Tocco sposa
queste manifestazioni dove sono molto legate al territorio e alla nostra tradizione. Durante Arrosticini in Tour è stato presentato in anteprima nazionale l'arrosticino al cioccolato. All'esperto del settore, Giulio Ciavattella, chiediamo come è nata l'ispirazione per presentare questo abbinamento davvero molto insolito. Abbinare il dolce con il salato. C'è questo evento qui a Chieti, dove porterò sul piatto l'arrosticino al profumo di cioccolato e il lombo al cioccolato, strapazzato con le verdure al cioccolato. Sembra stridere, non sembra proprio un controsenso, dolce e salato. Ma guarda, io ho avuto, girando un po' tutta l'Europa, la prima volta che mi è capitato di mangiare una pizza alla frutta. Sinceramente l'ho delirato, perché ho detto, ma cavolo, devo mangiare una pizza con la frutta. Bah, poi vai una volta, vai due, vai tre, adesso me la butto 10 euro, voglio mangiare questa pizza alla frutta. E devo dire la sincera verità che l'ispirazione è partita anche da quella, perché è veramente buona. È chiaro che siamo abituati a mangiare sempre la forchetta, la pasta con la forchetta, però vada bene, si può mangiare anche la pasta con i bastoncini. Quindi secondo lei l'arrosticino al cioccolato può avere un futuro? Sicuramente sì. È un piatto nuovo, è un piatto che può anche piacere, può essere abbinato, non so, cioè penso, nelle feste di compleanno dei bambini. È molto nutriente, ecco, tutto qua.